Ciao ragazzi, oggi vi parlo del 77344 Truck Dump City. Praticamente è una specie di camion, di solito sono quelli della Caterpillar, cioè non è proprio misura City, nel senso che rispetto all'omino il camion è quello che viene utilizzato nelle grandi cave per trasporto davvero eccezionale. E sono davvero delle bestie di 3-4 piani, quindi penso 10-12 metri, forse anche più grandi, nelle grandi cave australiane o americane. Quindi non è proprio una cosa a misura di siti, però ci può stare nei vari set di costruzione. Trovato anche questo nello sfuso, l'ho ricostruito abbastanza facilmente perché riconoscibile dal grande cassone giallo. Poi comincio a farvi vedere, mi scuso un po' per la luce, ho messo una lampadina, ma non è proprio il massimo, anche perché è la solita giornata uggiosa e ahimè più di tanto non si può fare. Devo dare ancora una pulita, quello non è un problema, ci sono gli adesivi lunghi con questa striscia nera e trasparente che sul giallo fa questo effetto giallo-nero, le ruote grandi, altri adesivi qua in basso per il serbatoio. E naturalmente la cosa che secondo me fa la sua bella gran figura è la cabina posizionata molto in alto con il nostro autista, con mezzi di rotazione delle classiche leve per probabilmente alzare il rimorchio, due attrezzi, piccone, pala e poi vabbè, grosso modo è proprio classico, classico, classico. La scritta 7344 con luce arancione. Mi piace particolarmente anche perché come giocabilità per un bambino ci si può caricare dentro di tutto. Io ho lasciato qua dello sfuso Lego, adesso dopo farò un secondo video in cui lo butto dentro per simulare un po' quello che può essere un gioco, ma ci si può mettere davvero di tutto, dai giocattoli a quello che è in questo contenitore, vano contenitore. Ecco, non mi sposto troppo, sennò la luce si sposta. Dicevo, si può, adesso vediamo se diventa un po' più buio. Sì, ahimè diventa un po' buio, comunque cercherò con un dito di sollevare. Ecco, c'è il sistema di rimorchio con questo sistema che poi una volta posizionato rimane su e anzi si può giustamente spostare più in alto con i pezzi Technis per appunto simulare la classica caduta. Scusate ancora l'effetto luce. Vado a vederlo mio, appoggio un attimo sia la macchina che la luce. O forse meglio stacco e faccio un secondo video. Secondo me è un bel set, pochi pezzi, ma decisamente molto molto bello. Scusate il casino con tutti i Lego, ma è un video fatto un po' in fretta. Adesso simuliamo un po'. Cose particolari non ce ne sono, la cabina è normale, ripeto, secondo me è un gran bel set.